sulla carta sono più forti, ma tant'è, staremo a vedere. In seconda corsia la Svezia, Liebring, Van Bondungen, quindi Frolander, atleta duro, e Lundström. Una staffetta che è valsa 7:32:10, ma non fatevi ingannare, perché c'è stato, come dire, essendoci stata una squalifica nella prima delle batterie, quelli che hanno nuotato nella seconda sapevano di essere automaticamente qualificati, per cui sono andati tutti molto tranquilli. Gran Bretagna in quarta corsia, in terza abbiamo visto l'Italia che noterà con Rosolino, Idini, Brembilla, Ghiglione, e qua invece certo, sulla carta non lo è. Massimiliano Rosolino intanto inquadrato, che va a bagnarsi, il primo frazionista italiano. Si ripropone un po' la sfida di 200 con Palma. Vedremo se questa volta lo batte. In questa occasione potrà interpretare meglio la gara passando. Questa volta lo batte. Importante non lasciare troppo spazio all'inglese, se riesce a trovare quel ritmo intorno ai 53 di passaggio può sicuramente toccare per primo. Lo batte. Non credo che Massimiliano si faccia cogliere in fallo per due volte di seguito, intanto falsa partenza. Anche qui la tensione è tanta, basterà, non credo che ci saranno differenze enormi tra una piazza e l'altra, almeno per quanto riguarda, l'abbiamo detto, le piazze a ridosso dei più forti. Che c'è alta tensione, soprattutto i cambi potrebbero valere veramente una medaglia. Sì. Questa mattina nelle batterie gli inglesi hanno fatto delle frazioni lanciate spaventose intorno con a dei cambi, 0,11 centesimi agli stacchi. Sì, il più lento ci ha messo 0,13, quindi questo vuol dire tanto, vuol dire guadagnare mezzo secondo, considerando l'incertezza, almeno per la medaglia di bronzo, l'uomo in più. La nostra formazione a me pare molto, molto compatta, un ordine di partenza. Sì, è stata fatta una scelta particolare, no? Perché Rosolino partirà in testa, quindi Idini, poi Brembilla che dovrebbe comunque partire con un certo margine. E poi ci sarà il povero Ghiglione che dovrà morire. Ricorda un po' la scelta fatta a Sheffield, però l'ultimo frazionista era Zorzan. Una scelta dovuta per evitare le onde. Sì, un'eccessiva onda di ritorno. Il Ghiglione del resto, prima o poi, una grande esperienza, una grande responsabilità se la deve prendere. Massimiliano Rosolino, cuffia bianca, seguiamo la sua azione. È nella parte bassa del teleschermo, quindi nella terza corsia la numerazione va dall'8 all'1, dalla parte alta alla parte bassa. Velocissimo in alto Van de Hogenbad, l'olandese, che è andato malissimo nell'individuale, però gara, ma ha perso velocissimo ai 50, anche troppo. 13. L'Italia 25,91 comunque, quindi Rosolino 25,91, è buono il suo passaggio. È molto buono, già un decimo, anzi 16 centesimi in meno che nella finale di 200. Beh, sa che non può, questa volta non vuole lasciare spazio agli altri. È veramente sorprendente. Beh, soprattutto dopo la figuraccia fatta nei 200 individuali. Lui ha evidentemente sbagliato il tempo delle batterie, intanto 52:38. Che mi sembra sempre impressionante. Sì, è 6 centesimi inferiore al record del mondo. 53:45 il passaggio di Massimiliano, 27:54 la seconda vasca. È buono, comunque più veloce, non ancora velocissimo come ha dimostrato nelle batterie, ha già dimostrato di poter essere. L'olandese tiene. L'olandese tiene, ma Rosolino comunque incrementa il suo vantaggio su Palmer, è questo che conta. Adesso Palmer partirà, l'ultima vasca è di solito la sua vasca. Van Hogenband dovrebbe cedere qualcosa, perché sennò allora è stato un pazzo nei 200 individuali. Mi sarebbe follia. Lui che comunque ha già nuotato in 1:48. Massimiliano rientra, bene Massimiliano rientra, potremmo essere primi al cambio. Non lo lascerà toccare per primo, mi auguro. E invece tanto forse sì, vediamo. Van de Hogenbad, 1:48:59, 1:49:13 sia Palmer che Rosolino. Tempo al centesimo, questa volta però non si è fatto superare, hanno toccato insieme. A questo punto un folle l'olandese che nelle batterie evidentemente si è risparmiato troppo, è uscito e ha perso un titolo che sembrava la vigilia sua, ma avrebbe comunque potuto battersi sul podio. Emanuele, il più grintoso tra i vecchietti, l'uomo che è rimasto in questa staffetta più a lungo degli altri, ha un malanno ad una spalla, un problema nervoso che non gli permette di essere sempre al 100%. Intanto velocissimo, Idini ai 50, che ha
toccato in 24.9. Ma adesso sta nuotando in virtù di quella cattiveria generosa che lui mette sempre nelle staffette. Si sta delineando un po' l'ordine, anche se l'Olanda tiene con 2.43.56 il passaggio dell'Italia. Il computer, come al solito, va al contrario per quanto ci riguarda, che dobbiamo fare tutto il giro per avere i parziali. Eccoli. Bene, bene. Non dobbiamo assolutamente cedere alla Svezia. Svezia, il nostro obiettivo è la Svezia, e per ora il testa a testa con loro funziona. Deve tenere la testa allo svedese. Lo sta facendo. Lo svedese Van Bodungen. Buonissimo anche Keller, il corsia 5 per la Germania, tiene molto bene, cede leggermente. 3.12.88 comunque, 28.42, 29.10 nelle ultime due vasche, Emanuele. Sta staccando la Svezia in difficoltà, questo è positivo, visto che ora abbiamo in acqua Brembilla. Grande Emanuele, 3.41.66, 3.40.51, i tempi svedese e nostro, 27.95 nell'ultimo 50. È buono, sì, è stato buono anche i Dini, ma la cosa sorprendente è stata la frazione dell'olandese. L'olandese Zieden si è tenuto benissimo e sembra tenere ancora il passo, visto e considerato che poi in ultima hanno Voda. Italia che passa in quarta posizione, adesso in acqua c'è Emiliano Brembilla, uomo forte della squadra, solo che sta controllando lo svedese, mentre invece in terza posizione ci sono i tedeschi, che devono essere sulla carta parecchio più su. Battaglia che sta comunque già rinvenendo. Ora c'è la Germania che in acqua, Paul. Stefan Paul, che si è fatto buttare fuori dalla finale per doppia falsa partenza. Atleta lungo e giovanissimo. Saranno veramente problemi nell'ultima frazione, perché ci sarà da andare veramente oltre i limiti. La Svezia è dietro, Emiliano deve andare a recuperare, deve dar più margine a Ghiglione. Ha ruotato benissimo nella seconda vasca. Toccato prima della Germania. 5-0-1-0-6. Può dare un buon vantaggio a Ghiglione, soprattutto sulla Germania, che avrà in acqua Zesner in quarta frazione. Addirittura siamo lì a riprendere l'Olanda. 27-22-27-40 gli ultimi due passaggi di Brembilla. È in testa Emiliano, va bene così. Primi al cambio, Ghiglione. Buonissimo Emiliano. 5-28-88. L'ultimo 50, votato ancora una volta sotto l'1.49 lentamente. 5-28-37 per l'Italia. In testa e Ghiglione adesso deve solo tenere. Beh, Ghiglione non è atleta di primissimo livello, né abituato alle grandi ribalte, quindi adesso deve battere l'emozione di essere qui e deve cercare di tirar fuori il massimo possibile per lui, non certo un tempo da... Comunque grande gara dell'Italia. Mamma mia. Sulla carta non dovevamo neanche avvicinarlo il bronzo, questo va ricordato ad ogni bracciata. Comunque siamo lì perché il Zesner sicuramente non è in condizioni sbaglianti. Sarà da vedere cosa combinerà Voda nell'ultima vasca. No, e va via l'Inghilterra con James Salter. Salter ha già nuotato 1.49.5. È lanciato, può fare anche 48 e poco, se davvero mantenesse quei tempi. È 54 per Ghiglione al passaggio di 100, buono. Qua si deve davvero superare. Ghiglione si sta comportando bene, si sta comportando proprio bene, bene, bene. Speriamo non ceda nel finale. Sembra notare bene la battaglia per il terzo posto. Cagnaccio di Zesner sta tirando fuori le unghie, tutta esperienza la sua. Vedremo se la Svezia è battuta, ora la Germania ci darà del filo da torcere. Intanto se ne va Salter per gli inglesi e Voda è lì. Ghiglione terzo quarto, stiamo battendo per la terza posizione. Ha inserito le gambe, ma Ghiglione non molla. Non ce la fa, è stanco morto Ghiglione, stanco morto. Zesner anche, ma non molla. Siamo un quarti netti. Comunque è grande prestazione Ghiglione. 7-19-27 per noi.